speranza sei solo tu. Alzo gli occhi a cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Dal cielo scenderà benedizione, la coppa mia trabocca d'olio santo, la mia preghiera giunge a te Signore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi per pregare. Signore, questa sera ancora veniamo a te nel nome di Gesù, oh Padre, veniamo a te bisognosi e desiderosi di incontrarti, di avere con te comunione. Vogliamo questa sera la tua grande benedizione sulla nostra vita. Signore, veramente ci affidiamo a te totalmente, al 100%. Non abbiamo bisogno di altro che Gesù Cristo, il nostro benedetto Salvatore, il quale è morto in croce per noi, ma il terzo giorno è risorto, è il nostro amico fedele ogni giorno. Anche quando siamo in difficoltà o siamo nella gioia, Gesù è accanto a noi. E noi vogliamo ringraziare il cielo e la terra, vogliamo ringraziare ogni cosa, veramente, perché il Signore ha creato con la sua parola ogni cosa. Stasera benedici ciascuno di noi, benedici quanti sono vicini, lontani, quanti non possono venire, quanti si raccomandano alle nostre preghiere, sono numerosi, numerosi in ogni maniera. Giungono messaggi di aiuto e noi vogliamo dire: Signore, aiuta coloro che chiedono aiuto a te, Signore. Noi li presentiamo al trono della tua grazia questa sera, affinché veramente possa operare in maniera meravigliosa e gloriosa. Ti ringraziamo, Signore, guidaci in questo culto nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo cantare il 34. Un cantico molto bello, cantico 34. Narrano i cieli la gloria di Gesù il Signore. Celebriamo il Signore, amen, ci siete? Ecco, celebriamo il Signore stasera. Grazie. Di Gesù il Signore, niente così splendente come il nostro Re, e sempre Lui sarà.
sul trono, l'agnello che è sul trono, io mi inginocchierò, io mi inginocchierò, lui solo adorerò. Gesù il Signore per me morì, riconciliandomi con Dio. Uniti ci prostriamo al trono dell'Agnello. Solo lui adoria. Gloria a Dio, adoriamo il Signore, benediciamolo dal profondo del cuore. Benedetto il nome del dillo stasera, benedetto il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Gesù Cristo. Santo, santo è il tuo nome, santo è il tuo nome. Santo è il tuo nome, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Amen, 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 amen. Signore, si aspetta la lode delle nostre labbra, eh? Gloria a Dio, gloria a Gesù. Grazie Signore, grazie Gesù, amen. Potete accomodarvi, vogliamo cantare un altro cantico? 51, cantico 51. Ecco qua, ce l'avevo anch'io. Sei Signor fedele con me, sei benigno e sei prezioso. Sei Signor fedele con me. Sei Signor fedele con me e ti amo, sì ti amo, perché tu primo amasti me. Sei Signor benigno con me. Sei Signor benigno con me e ti amo, sì ti amo, perché tu primo amasti me. Sei Signor prezioso per me, sei Signor prezioso per me e ti amo, sì ti amo, perché tu primo amasti me. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria. Prepariamo un trono di gloria al Signore. Il Signore ha bisogno di troni particolari, no? La gente va a destra, a manca. Un trono è mentre noi adoriamo il Signore in spirito e verità. Gloria a Dio, si crea un'atmosfera meravigliosa. È vero, sapete? Gloria a Gesù, anche se ci hai avuto qualche problema oggi, non lo so, ma ti passa. Perché Gesù è una medicina meravigliosa. Prego. 52, cantico 52. Quanto è magnifico il tuo nome, mio Dio, su tutta la terra. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Quanto è magnifico il tuo nome,
seguendo la luna e le stelle, cosa sono, Signore, per te? Quanto è magnifico il tuo nome, mio Dio, su tutta la terra. Tu che hai dato l'amore all'arido cuore dell'uomo, mi hai coronato di gloria sull'opera delle tue mani. Mi hai reso simile a te, cosa sono, Signore, senza te? Amen, amen. Quanto è magnifico il tuo nome, mio Dio, su tutta la terra. Tu che hai dato l'amore all'arido cuore dell'uomo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù, a quell'aridità profonda il Signore ha messo quell'acqua viva. Amen. E stasera, se c'è alcuni di noi che hanno bisogno ancora di acqua viva, il Signore la dà ancora. Amen. Abbiamo bisogno ogni giorno di bere, questo fisicamente. Può stare qualcuno a non bere un giorno? Difficile. E così è nello Spirito, nello Spirito Santo. Abbiamo bisogno dell'acqua viva, gloria a Dio. Io non vedevo l'ora di essere qua, saltando lunedì per festa, che non ci piace molto, e quando si allunga sentiamo di più il bisogno, è vero, sentiamo più il bisogno di stare nella casa del Signore, non vedevo l'ora. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore? O un cantico? Fatevi coraggio, dare gloria a Dio è una cosa bella. Fai bene a te stesso e fa bene agli altri che ti ascoltano. Ecco. Gloria a Dio, qualche istante, va. Coraggio, grazie Signore. Sì. Vabbè. Sono sorridente, sono sempre allegra, riesco a far tutto. All'inizio la parola della gloria. Amen. Gloria a Dio. Amen, amen. C'è qualche altro? Se no un cantico. 65. Grazie sorella. 65. Se non avessi te in questo mondo, dove sarei? Eh sì. 65. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Se non avessi te in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te in questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei?
Signore, cosa fare? Chi mi potrebbe consolare nel dolore? Chi guiderebbe i miei passi con amore? Chi troverebbe nelle prove una parola di conforto per me? Tu solo tu, luce dell'anima, tu solo tu, speranza del mio cuore, resta con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Signore, se non avessi te? Gloria a Dio, gloria a Dio, se non ci fosse il Signore, se non avessi te, Signore. Vogliamo ringraziarlo, sono contento anche della sorella Fernanda, una vittoria, stasera che è venuta anche lei, siamo diversi, ne mancano anche alcuni, gloria al Signore, amen, amen, amen. Ora voglio fare subito un annuncio importante, prima, non che mi dimentico, ma è meglio farlo a metà, così vi ricordate. Domenica non mancate nessuno, anzi, divulgate la voce e contattate chiunque, perché avremo il privilegio di avere un gruppo di fratelli militari, che fanno parte sia dell'aeronautica, della marina e dell'esercito, dei credenti, dei cristiani, che poi loro lo racconteranno, ecco perché non dovete mancare, è un'occasione unica. Loro nell'ambito del loro lavoro sentirono qualche anno fa di evangelizzare gli altri militari, voi immaginate, e si è creato un'opera che ha coperto tutta l'Italia. Ci sono tanti fratelli militari e tanti si sono anche convertiti all'Evangelo nelle caserme, ovunque. Qualcosa di bello, eh? Vero? Allora non mancate domenica, avremo questi fratelli, ascolteremo le loro testimonianze, la parola di Dio, quindi una bella occasione, e divulgate la voce, d'accordo? Se avete un impegno, lasciate perdere gli impegni umani. Resettate qualche volta, perché tanto posso dirlo, siamo in diretta, ma ognuno soffre di questo, sempre c'è un impegno. Adesso pure la domenica, perdonatemi, ma devo dirlo, prima la domenica era intoccabile fino a 10 anni fa, adesso pure la domenica arrivano gli impegni. No, lo dico, che dice la parola? La domenica è il giorno del Signore, amen, dobbiamo dedicarlo al Signore, eh? Tutti i giorni naturalmente, intanto iniziando dalla domenica, ma non dobbiamo toccarla, poi gli altri giorni dobbiamo dedicare al Signore questo. Bene, allora ricordatevi di divulgare questa notizia bella di questa visita che avremo fra noi. Chi vuole ringraziare il Signore? Un altro? Grazie Signore. Ti vuoi alzare? Dai sorella, dai, coraggio. Siamo contenti che siete qui. L'emozione. Gloria a Gesù. Grazie Signore Gesù. Gloria a Gesù. Gli impegni, le difficoltà e il deserto. È lungo, sì. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Amen. Allora, un altro cantico, cari. Cantiamo. 135, sì. Cantico 135. Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarmi. Gloria a Dio. Qualcuno poi prega per noi?
Lo cantiamo in piedi? Cantiamolo in piedi, va, così siamo più, abbiamo più voce, ci sentiamo più liberi di lodare il Signore. Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarmi. Gesù è entrato nel cuore mio per consolarmi. Ero così triste, ma ora son felice. Gesù ha preso la vita mia e non vuole lasciarmi. Gesù vuole la vita tua e non vuole lasciarti. Gesù vuole il cuore tuo e consolarti. Se ti senti triste, con lui sarai felice. Gesù vuole la vita tua e non vuole lasciarti. Benedetto, santo è il Signore, a te la lode, la gloria e l'onore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Adoriamo il Signore. Amen, amen, amen. Benedetto sei, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie, Signore. Meraviglioso, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Amen. Grazie. Gloria a te, Signore Gesù. In qualche modo siamo pescati e siamo sviati, Padre. Perdonaci, Padre. Grazie, Padre, perché tu ci sei sempre accanto a noi, anche se non ti vediamo, Padre. Sentiamo il tuo respiro, i tuoi consigli, la tua parola, il tuo sussurro. Grazie per ogni cosa, Padre. Veramente grazie per tutti ci accidenti con la tua mano. Grazie, Gesù. Grazie perché veramente non sei come l'uomo che giudica, che spetta, Padre, Padre, magari anche maldicenze, Padre. Tu invece tu dici fare parole d'amore, Padre, parole di vita, parole di speranza, perché tu sei misericordia. Gloria a Dio. Amen. Veramente è un grande sorriso, un grande conforto. Grazie per ogni cosa, Padre. Padre, ti chiamo per quelli che stanno male, che sono disagiati, Padre. Padre, per quelli che stanno in ospedale. Sì, Signore Gesù, gloria a Dio. Padre, per quelli che sono i fratelli che sono ammalati oggi, stasera, Padre. Francesca e tanti altri, Padre. Grazie, Gesù. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloria al nome santo del Signore. Gloria a Dio, grazie Signore Gesù. Meraviglioso sei, Signore. Qualche altro se c'è, vogliamo pregare ancora. Coraggio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Amen, amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie che ci ha dato il tuo figlio Cristo Gesù. Noi veniamo davanti a te solo grazie. Il santo, santo e benedetto di Gesù. Oh Signore, oh Dio mio. Gesù. Potente.
Gesù, Gesù. Gesù. Sei venuto per noi, sei venuto per noi. Grazie, Signore. Gesù, prendici per mano e guidaci ad uno al Padre. Sì, Signore, solo tu puoi guidarci. Solo tu puoi cambiare. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Amen, 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 amen. Gloria al nome santo del Signore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Amen, amen. Potete accomodarvi? Vogliamo che ci avete un cantico veloce, no? Sì, cantiamo un altro cantico perché siamo nella libertà, noi non abbiamo schemi particolari. Cantico? 84, cantico 84. Gloria a Dio, grazie Signore Gesù, amabile sei Signore. Gloria al tuo nome Signore, gloria al tuo nome Gesù. Gloria al tuo nome Signore, grazie Signore. Grazie Gesù. Vediamo scusa, 84, 84, cantico 84, 84, gloria. Solo per grazia, solo per grazia. Gloria a Dio. Problemi tecnici che in cielo non ci saranno, già ve l'ho detto, una bella notizia. Sì, in cielo non avremo problemi tecnici. Solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore. Non è per quel che facciamo, è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore. Per la tua grazia entriamo, veniamo davanti a te, veniamo davanti a te. Se i miei peccati guardassi tu, Signore, non potrei mai presentarmi davanti a tuo trono. Possiamo venire al tuo trono, Signore, non è per quel che facciamo, è per il tuo sangue, Gesù. Alla tua dolce presenza ci chiami, Signore, per la tua grazia entriamo, veniamo davanti.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Vogliamo girare intorno alla città di Gerico e vedere le mura crollare? Ma utilizzando il Nuovo Testamento. Voglio ricordarvi che la parola è completa ed è collegata l'uno all'altro, ogni capitolo, dalla Genesi all'Apocalisse. E il capitolo 8 di Romani, verso 28, è il grido di vittoria dei cristiani. Ci siete? Grido di vittoria dei cristiani. Allora scrive l'Apostolo Paolo al verso 28 di Romani, capitolo 8: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figliuolo suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condanna? Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, e alla destra di Dio anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerate come pecore da macello. Guardate che parole forti che dice l'Apostolo Paolo. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso, sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Gloria a Dio. Questo è un girare intorno alla città di Gerico, che è la nostra città. Ce l'hai tu stasera? C'è qualcuno che ha una città, cioè un problema? Fratello mio, a voglia, ce l'abbiamo? Ebbene, fratelli e sorelle, il Signore mi ha messo in cuore questo, che noi siamo vincitori, ma questa parola, che è stata, credo, predicata migliaia e migliaia di volte, deve essere vigorosa stasera. Cioè, noi dobbiamo prendere per fede queste parole dell'Apostolo Paolo, che non era un visionario o uno spirituale senza concretezza. Era un uomo che viveva, aveva vissuto con Dio, ma aveva avuto, per mezzo della testimonianza, tanti problemi. La risposta che do alla sorella della perplessità: purtroppo oggi molti credenti, di fronte ai problemi di qualunque genere, si scoraggiano e vengono meno, e questo è il problema, no? Allora, invece, noi stasera siamo qui, tanti o pochi, per dirci l'uno all'altro: fratello, sorella, qualunque sia il tuo problema, siamo più che vincitori. Io lo so, dice l'Apostolo Paolo. Vedete la cosa bella, la diversità fra le religioni o le filosofie, che sono qualcosa presi da altri, no? Vengono copiati dai libri, dalle esperienze, e poi si ripetono. Qui invece la vita cristiana è un'esperienza personale.
Quante volte hai vinto col Signore? Amen? Ci vogliamo ricordare anche il passato stasera. Ed è giusto, fratelli e sorelle, perché ricordando le vittorie del passato, le sconfitte lasciamole stare stasera, per favore, qualche volta, ma diamo spazio alle vittorie che il Signore ci ha dato. Allora noi parliamo di cose che sappiamo. Dice l'Apostolo Paolo: non l'ho sentito, non l'ho studiato, ma or noi sappiamo, e ci ha messo di mezzo pure noi, lo sapete? Ispirato dallo Spirito Santo, l'Apostolo Paolo non ci ha conosciuti, però il Signore l'ha guidato a scrivere in questa maniera: or noi sappiamo. E a chi lo sta dicendo? A tutti coloro che leggeranno quello che lui ha scritto. Or noi sappiamo stasera che siamo più che vincitori. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Aia, non è facile. Onestamente non è facile dire tutte le cose cooperano al bene. Fratello, ma tu vuoi dire una malattia, vuoi dire un problema in casa, un problema di lavoro, quanti ci seguono nel web, abbiamo tanti, eccetera, eccetera, possono cooperare? Sì, ma a una condizione, e la risposta ancora la sorella giustamente a tutti noi, a coloro che amano Dio. Voglio dirvi questo, fratelli e sorelle, non è un vanto, noi non ci vantiamo, ma noi dobbiamo dire a noi stessi: amo il Signore con tutta la mente, l'anima e lo spirito. Allora, quando una persona ama il Signore, né si scoraggia, né si allontana dalla Chiesa, e né eccetera eccetera, perché nulla può dividerci dal Signore e dal corpo di Cristo. Fratelli, la maturità cristiana abbiamo bisogno oggi, di dire le cose come stanno, dobbiamo essere sinceri. Allora, tutti questi problemi non ci schiacceranno se il Signore regna in noi. Amen. Regna in noi. Guarda, fratello o sorella, che il Signore ha il controllo della tua vita. Il Signore ha il controllo della tua vita. Ci sei? Dov'è il Signore? Non lo vedo. E perché lo devi vedere? Lo devi sentire. E tante volte, fratelli e sorelle, deve essere per fede. Per fede, io credo che il Signore è accanto a me pure quando non sento sensazioni particolari. Ci sono cristiani che vogliono sempre sentire: benvenuta sorella Mary, finalmente. Allora, una piccola parentesi, allora volevo dire che alcuni vogliono sentire a tutti i costi il brivido. Fratelli, certe volte lo sentiamo, certe volte non lo sentiamo. Ma il Signore ci sta con noi. Gloria a Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene. Abbiamo imparato che giorno dopo giorno, vivendo con Cristo però, non è che io possa avere la grazia del Signore e fare quello che mi pare. Non è possibile che io faccio ciò, faccio quello che mi pare e poi dico tanto le cose vanno. Debbo stare in comunione con il Signore, debbo amare il Signore. Amo il Signore Gesù stasera più di ogni altra cosa? È importante questo, fratelli e sorelle. Oh, ma io l'ho amato. Vedete, e molti si scoraggiano perché dice: ma io l'ho amato 10 anni fa. Sì, sì, gloria a Dio che l'hai amato 10 anni fa, ma stasera lo ami Gesù. Oh, alleluia, t'amiamo Gesù, è vero, vogliamo dirlo. Ti amiamo con tutto il cuore, l'anima, la mente, il cuore, lo spirito. Allora, è importante questo. C'è una condizione: che noi amiamo il Signore e facciamo la sua volontà. Se io faccio come mi pare, non faccio la volontà di Dio. E non posso aspettarmi, scusate la franchezza, io parlo di me così nessuno si offende, non posso aspettarmi che il Signore intervenga. Se io faccio quello che voglio
e questo è il problema di molti credenti, sorella cara, vogliono fare come gli pare e poi vogliono che il Signore vada dalla loro parte. No! È Lui il padrone, e non è un padrone cattivo ma amorevole, della nostra vita. Amen? È Lui, noi dobbiamo fare quello che Lui ci dice di fare. Non quello che noi pensiamo, ma quello che Lui dice di fare nella nostra vita. Allora è importante, fratelli e sorelle, che noi amiamo il Signore, siamo consacrati a Dio. Allora quando arriva la bufera, la tempesta, la cosa, certo la barca balla, la barca, le onde sono pesanti, sono dolorose, ma sappiamo che siamo più che vincitori. È un trionfo, ecco la tua Gerico. Detto all'inizio, c'hai una Gerico che vedi che le mura devono crollare, crolleranno stasera. Voglio dirvi qualcosa, io non so se è da parte di Dio, ma sento qualcosa di forte. C'è qualcuno in mezzo di noi, non so chi è, non lo so, che c'ha qualche problema particolare. Io voglio dirti, nel nome del Signore, per dire questo, io sapete che sono molto delicato e non sono uno, chi mi conosce. Tu stasera, se credi con fede, tu vedrai la tua vittoria nella tua vita. Amen, eh? Gloria a Dio. Io non lo so, sapete? Non so, io tante volte, qualche volta lo so, altre volte non so, anche di voi qui. Ma se tu c'hai la tua Gerico, stasera quelle mura crolleranno, se tu hai fiducia nel Signore. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dillo stasera. Dillo, fratello, sorella, la parola è importante, e pronunciare le cose. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Quante parole inutili noi tutti e tutto il mondo intero sta pronunciando, ma se pronunciassimo le parole giuste, quelle della Bibbia scritte, come l'Apostolo Paolo, se Dio è con me, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Gloria a Dio! Lo dobbiamo dire, fratelli e sorelle, lo dobbiamo proclamare questo. Se Dio è dalla nostra parte, chi potrà vincerci? Non è una domanda dubitativa. L'Apostolo Paolo non ha dubbi in questo. Vedete la forza spirituale che aveva quest'uomo e che tutti noi possiamo avere. Perché non è che l'Apostolo Paolo non ha avuto anche lui le sue perplessità, le sue battiture, le sue sconfitte, ma ha vinto perché era dalla parte del Signore ed era sicuro che il Signore era con lui. Gloria a Dio. Amen. Questo è importante. Se Dio dice ci ha donato il suo proprio figlio, sono cose che sappiamo ma è giusto ricordarle stasera, mi raccomando, pochi minuti, ma non ascoltate me ma il Signore. Se Dio ci ha dato il suo figlio prediletto, l'agnello di Dio, ed è stato inchiodato in croce per ciascuno di noi, quanto più, fratelli e sorelle, guardate quanto è bello questo, ci ha dato il suo figlio, la cosa più importante, quanto più non ci darà la vittoria in Cristo, perché Cristo ha vinto per noi, fratelli e sorelle. Questo è importante. Dio, dove sei? Quanta gente ancora oggi, anzi di più, aumenta. Dio, dove sei? Ma Dio si è rivelato già in Cristo Gesù, non c'è bisogno di un'altra rivelazione, c'è bisogno soltanto di accettare Gesù come personale salvatore, c'è bisogno soltanto di valutare Cristo Gesù, fratelli e sorelle. Io sono debole, tu sei debole a volte, o no? Siamo deboli, la nostra mente dubita, ma questa sera voglia il Signore spezzare queste catene e dire: Signore, ma se tu hai mandato il tuo figlio, quanto più non ci donerai oltre, più di questo? Che c'ha più di darci? Che cosa? Al Signore nulla. Nulla è impossibile, fratelli e sorelle. Le sue ricchezze, dando il suo figlio, ha dato tutto. Ma ti pare che non ti date quello che hai bisogno di stasera? Amen. Gloria a Dio. Ti darà, fratello, sorella, quello che hai bisogno. Chi accuserà gli eletti di Dio?
una serie di domande. L'avete passato questo come cristiani? Vi hanno puntato il dito in famiglia, sul posto di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Dice l'Apostolo Paolo, scusate se mi scaldo, va bene stasera così, il Dio è quel che li giustifica. Alleluia! Lo vuoi dire alleluia? Il Dio è quel che giustifica. Se qualcuno ti ha accusato, ti ha puntato il dito, oppure che nella tua debolezza, ma il Dio ti giustifica. Io voglio dire qualcosa stasera. Chi è l'uomo che può accusare un altro uomo? Chi è l'uomo o una donna, dico, quando nella scrittura si dice uomo non c'è differenza, che può accusare un altro? Non è una cosa, fratelli, che esce da me, ma sento forte stasera. Io molte volte ragiono fra me, carne che giudica carne e che esce fuori. Cos'è il giudizio umano, fratelli e sorelle? Lo dico con chiarezza, è spazzatura, perché chi giudica è Dio. È Lui, fratelli e sorelle, che c'ha il metro giusto. Ma fratello, ma io ho tanta esperienza. Possiamo incoraggiarci, possiamo spronarci, possiamo magari fare un discorso insieme, certo, ma sempre dal punto di vista che noi, quando parliamo, dobbiamo stare belli bassi, dobbiamo umiliarci, dobbiamo essere superbi. Non lo dico perché qui nessuno c'è. Quando incontrate dei credenti che con la superbia vi dicono perché così si fa, perché... Ehi, calma, giovane. Il Dio mi ha giustificato, amen. È Lui che mi ha giustificato. Mi ha reso giusto Lui, il sangue prezioso del Signore. Chi sarà quello che li condanni? Ma voi pensate che... E penso che lo sapete. No... Ma tu quando ci vai in cielo? Ma tu quando è che andrai in cielo? Guardate che sta accadendo. Questo dito puntato di uno verso l'altro dice: ma tu sei un peccatore, tu non entrerai mai nel regno dei cieli. Mi fate dire, poi spero nel web qualcuno non si scandalizza, ma come diceva il mio vecchio nonno, un vecchio cristiano, stai in silenzio, stai zitto. È il Signore che parla, è il Signore che dice, è il Signore che apre le porte dell'eternità. E come ho detto migliaia di volte, i più vecchi sono stancati forse, spero di no, alla porta del cielo non c'è il fratello o la sorella, ma c'è Gesù Cristo, amen. E meno male che c'è il Signore, se no sarebbero guai. Sarebbero guai se ci fosse qualunque, anche io, direi no, tu no perché mi sei antipatico, tu sì perché mi sei simpatico. Potremmo andare in simpatia, perché la carne, fratelli, guardate che noi possiamo essere spirituali quanto ci pare, ma spesso la carne spunta fuori, la carne spunta fuori, ahimè, purtroppo. Il carattere, ogni tanto sembra che abbiamo vinto e poi ecco che riesce fuori, come dice l'Apostolo Paolo, perché il combattimento dell'Apostolo era contro se stesso pure, ci sono io, nemico di me stesso, no? Che la carne voglio tenerla giù, che invece spunta fuori. No, fratelli e sorelle, noi abbiamo un Cristo che, il Cristo, scusate perché non voglio sbagliare dottrinalmente, non sia mai, abbiamo Gesù che è alla destra del Padre ed intercede per noi. Ancora un'altra domanda, ma non dubitativa: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Gloria a Dio! Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Fratelli e sorelle, il legame di fede ci unisce al Signore. Non siamo uniti al Signore per la nostra bravura, ma per la nostra fede in Lui.
Amen. Non è per i sacrifici, non è per la buona volontà, neanche per quello che abbiamo fatto. Il Signore non ci renderà conto dell'elenco di quante prediche ho fatto, no! Quanto invece ho avuto fede in Lui, amen, e sono stato fedele a Lui, e così è per tutti noi, fratelli e sorelle, perché poi il frutto viene dopo. Come può venire il frutto? Voglio dirvi qualcosa, come può nascere un frutto se la pianta è secca? Non c'è frutto, ma se la pianta è viva c'è il frutto. Ebbene, la nostra vitalità, lo sapete qual è? La fede nel Signore, amen, la fede in Cristo Gesù, perché senza fede è impossibile piacergli. Se io non ci credo, se io non credo a una cosa, non ci credo, non la vedo, non la sento, pure che me la presentano sul piatto d'oro, a me non mi va, non mi piace. E così con il Signore, se non lo amiamo, noi dobbiamo avere fede in Lui. Gloria a Dio. Forse tribolazioni, poi l'elenco ed è importante. Io non mi voglio molto soffermare su questo, perché l'apostolo sta parlando di se stesso. Forse tribolazioni, distretta, persecuzione, fame, nudità, pericolo di spada. Ha fatto tutta una serie di esempi di sofferenze che lui ha sopportato. Ha sopportato. Cioè lui stesso è stato picchiato, è stato mezzo morto, l'hanno accusato che era debole. Lo sapete, forse questo l'ho detto qualche volta, ma stasera lo voglio sottolineare, fu accusato dalle chiese che conosceva, soprattutto la chiesa di Corinto, perché era un debole. Quando predicava, dice, quando scriveva era forte, quando predicava era un debole. Insomma, fratelli e sorelle, generalmente non va bene mai qualcosa, c'è sempre qualcosa da ridire. E se l'hanno detta l'apostolo Paolo, beh, abbiamo una buona compagnia. No, fratelli e sorelle, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, perché nell'amore di Cristo noi troviamo la potenza, è qualcosa di vitale, perché nell'amore del Signore, perché se il Signore ci ama, no, se il Signore ci ama, noi siamo vincitori. Fratello, sorella, questo è importante, avere la sicurezza. Guardate, io molte volte, oltre i personaggi della scrittura, è buono che voi vi leggete le biografie anche dei missionari, eccetera, eccetera, anche dell'Ottocento, anche odierni. Perché sono uomini e donne che vincono, anche se hanno tanti problemi? Perché hanno fatto del Signore il centro della loro vita e sono convinti dell'amore di Cristo. Il dubbio, il nemico, qual è la macchinazione più grande? È quando ti deruba dell'amore di Cristo, quando cominci a dubitare, ma il Signore mi vorrà bene? Con tutto quello che sta succedendo, mi vorrà bene? E viene il dubbio. E poi capita pure, non so, di dire no, ma il Signore non mi ama più. Qualche piantarello forse. Il Signore non mi ama più, se no tutte queste cose qua. No, il Signore ci ama. Il Signore non permette qualche difficoltà, ma non manda le malattie o le difficoltà. In Lui non c'è male alcuno. Pensate, voi potete mai pensare un Dio che si rivela in Cristo e manda il suo figlio e poi colpisce i suoi figli con cattiveria? Ma che Dio è questo? Non è il Dio della Bibbia. No, non è il Dio della Bibbia. È il Dio di qualche altro che dice il Signore, se non stai a te. No, il Signore, se noi siamo penitenti. Certo, quando sbagliamo ci assumiamo le nostre responsabilità. Certo, se uno fa degli errori, poi la conseguenza c'è.
Ma c'è anche il rimedio. Il sangue di Gesù, lo ripeto, ci purifica da ogni peccato. Gloria a Dio. Oggi sto notando, ma seriamente, che molti cristiani sono spaventati e la paura viene dal nemico che ci mette paura, ci spaventa, sia del futuro, sia se il Signore, ma se i se, no? I se vengono, non vengono dal Signore, non è il Signore che è dubitativo. Signore dice sì e amen, amen, sì e amen. Se non è oggi, è domani o post-domani, il Signore interviene, fratelli e sorelle. Io posso dire, fratelli e sorelle, stasera, ma senza fanatismo non ce n'è più neanche, e voglio, se ci fosse una virgola deve sparire, voglio dire, se sono qui stasera è per grazia di Dio. Voglio glorificare il nome del Signore perché fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Amen. Dillo. Dillo stasera. Diciamolo domani. Fin qui l'Eterno mi ha soccorso. Gloria al nome santo del Signore. Perché mentre noi parliamo, quando ho detto l'altra volta, noi o ci scoraggiamo o ci incoraggiamo. Se cominciamo a dire guarda che c'ho questo qua, questo qua, quell'altro guaio, va giù tutto. Se noi cominciamo a dire invece ma io c'ho il Signore dalla mia parte, io sono più che vincitore in Cristo Gesù, e te lo ripeti a voce alta, pure ho detto qualche volta, perché è importante a voce alta, eh? A casa, non è che voglio dire dobbiamo andare a fare i fanatici in giro, ma a voce alta, sono più che vincitore in Cristo Gesù, pregando al Signore, e noi troviamo la forza. Sto concludendo, sto andando avanti col tempo, va bene? Vi siete stanchi? Ho finito, Allora, nessuna cosa, fratelli e sorelle, né altezza né angeli, poi leggetevelo a casa. Ci ha messo di tutto, ci ha messo pure gli angeli. Scusate, ipoteticamente, fosse anche un angelo dal cielo che viene ad annunciarvi un altro Evangelo, dice, sia anatema. Guardate che è molto forte l'Apostolo Paolo. Ora voi sapete che gli angeli non lo faranno mai perché sono ministratori delle cose di Dio, ma è uno si è impazzito. Uno parecchio tempo fa si è impazzito, era l'angelo più bello, era il più bello vicino al Signore, ma era troppo, poi dopo è stato preso. Guardate la storia. La Bibbia quanto parla di certe cose che poi viviamo tutti i giorni. Ma se Lucifero, no? Che era un angelo, se gli ha dato un colpo di testa e si è montato la testa e voleva diventare come Dio, quanto più può capitare che credenti, e speriamo noi rimaniamo stabili, ci dà qualcosa in testa e cominciamo a dare, no? Cose strane. Allora l'Apostolo Paolo dice, ma pure gli angeli, eccetera, tutte le potestà del cielo, perché sapete che ci sono i demoni, ci sono gli angeli, ci sono le creature celestiali, ci sono, no, il mondo spirituale è affollato. Vi posso dire, noi tante volte diciamo, ma c'è, quando capita che andiamo a Roma o dov'è, ma quanto traffico. Ma se noi potessimo vedere quanto traffico c'è nel cielo, no? Nel mondo spirituale. Daniele che prega. E Daniele che prega e 20 giorni c'è, poi dopo ci ha voluto l'angelo, prima che arrivasse la risposta, dice ricordati che il Signore già ti aveva risposto, ma ci sono voluti 20 giorni perché ha dovuto combattere, vi ricordate? Con un angelo negativo che voleva fermarlo. C'è un combattimento. Perché no? Voglio dire una cosa stasera, mi scappa proprio alla luce di questo.
tu hai pregato per qualcosa e sembra che c'è un ritardo, ma forse la risposta già c'è, soltanto ritarda perché il nemico si è scatenato e cerca di fermare. Ma il Signore non si ferma, è vero, gloria a Dio. Nessuno può fermare il Signore, Lui è il vincitore, fratelli e sorelle. Lui ha vinto per noi, quindi chi potrà separarci dall'amore del Signore? Nessuna forza è sufficiente a sopraffare la forza, l'amore e la potenza in Cristo Gesù. Quindi al di là delle avversità possiamo ottenere una gloriosa vittoria. Amen. Ancora diciamo: io sono vincitore. Se partiamo col piede, dipende da come partiamo. Capita anche nelle cose materiali. Se noi vogliamo fare una cosa e partiamo di mala voglia, quella cosa viene male, è vero? Potrei fare tanti esempi adesso, poi le sorelle magari un dolce, va, così faccio un esempio, siamo intanto in famiglia. Se magari qualche sorella oppure noi vogliamo fare qualche lavoro, nello Salvatore, e cominciamo di mala voglia, esce male. È vero? Se non ci metti l'amore in quello che fai, esce male. E così è nelle cose del Signore. Guardate che io non sto dicendo, sto facendo degli esempi molto semplici per farti capire quanta convinzione che noi abbiamo. Oggi questo, il diavolo sta colpendo su questo, il nemico, sulla convinzione. No, ma tanto va tutto così. No. Alleluia, la tua Gerico stasera può crollare nel nome santo del Signore, amen. Se tu c'hai una Gerico stasera, vai a casa e vai a casa con fede e le mura crolleranno per la potenza del Signore, amen. Nulla può resistere alla voce benedetta del Signore. Vogliamo dire: Signore, di soltanto una parola, come quell'uomo che aveva quella figliuola, alla fine a un certo punto dice: Signore, di soltanto una parola e il miracolo accadrà. Signore, magari non puoi venire, perché a quel tempo c'era il problema anche dello spazio, del camminare. E quell'uomo, guardate che uomo di fede, disse: di solo una parola, fratello, Signore, di una parola e il miracolo accadrà. Noi vogliamo dire: Signore, stasera di una parola buona e qualcosa di meraviglioso accadrà nel tuo nome, amen. Fratelli e sorelle, dipende da noi stasera. Voglio dirvi qualcosa, voglio dare a me e a voi una responsabilità grande. Dipende da quello che noi crediamo. Se crediamo un Gesù debole, vedremo le cose deboli. Se crediamo in un Gesù vittorioso, noi avremo la vittoria. Amen. Dipende da noi. Dipende da noi. Il Signore non è che dice sì, no. Certo, se sono cose strane, sempre secondo la volontà di Dio, noi possiamo chiedere cose strane, ma se nella volontà di Dio è sì e amen, e dipende da noi a crederci fino alla vittoria, amen. Devi aspettare qualche giorno, e aspetta, va, fratello, hai pregato, devi aspettare qualche giorno, qualche settimana, porta pazienza, chiedi al Signore che ci dà la pazienza, vogliamo chiedere al Signore che ci dà la pazienza di aspettare il compimento delle sue promesse, amen. Il compimento delle sue promesse. L'orologio, ho detto, di Dio non è il mio orologio, perché altrimenti povero Signore farebbe quello che io dico, ma non è giusto, perché Dio non è il mio maggiordomo. Dobbiamo avere rispetto del Signore. Lui ha un programma che io non comprendo a volte, voi non comprendete, ma Lui ha un programma per la nostra vita, e quello che Lui dice lo farà se noi ci crediamo. Alziamoci in piedi, in gloria al Signore. Alleluia, benedetto il nome santo del Signore, gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, gloria a Te Signore. Amen. Qualcuno che vuole pregare? Gloria a Te. Grazie Signore, grazie Gesù. Gloria al Tuo nome, Signore, gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Grazie Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo concludere con un cantico? Chi c'ha un bel cantico? Lascio a voi la libertà. Daniela, 108, cantico 108. Allora ricordatevi domenica di questi fratelli in visita, è una bella occasione. Non so se verranno con la divisa militare, non credo, però è bello avere questi fratelli che hanno questi compiti un po' delicati e che evangelizzano nelle caserme e parlano di Gesù. Amen. Vogliamo sentirli domenica, è vero? Ecco, vogliamo essere tanti presenti in tanti, eh? Fate girare la voce. Gloria a Dio. Amen. Daniela è sempre più sorridente. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, fammi traboccare. Signore, fammi traboccare. Ma che il deserto sia tutto in fior e che festeggi con giubilo e tutto il mondo riconosca te. Signore, fammi traboccare. Signore, fammi traboccare. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, fammi traboccare. Signore, fammi traboccare. Signore, insieme facci traboccare. Che la tua gente gioisca. La messa è pronta, aspetta gli operai. Signore, facci traboccare. Signore, facci traboccare. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, dammi acqua viva. Signore, fammi traboccare. Signore, fammi traboccare. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Signore, fammi traboccare. Signore, fammi traboccare. Gloria a Dio. Signore, grazie. Accompagnaci alle nostre case e fa che la tua parola rimanga incisa nei nostri cuori e possiamo da questo giorno, da quest'ora, avere maggior fede in te, sicurezza in te. Signore, grazie. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore ci benedica a tutti quanti. Gloria a Dio. Amen. Amen.